Ok. Allora, l'altra volta, l'ultima volta, abbiamo visto il teorema delle contrazioni. Allora, vi ricordo a parole, così dovrebbe essere ben presente. Cosa dice il teorema delle contrazioni? Dice che se abbiamo una contrazione, cioè un'applicazione lipschitziana di costante Lipschitz minore di 1 su uno spazio metrico completo, esiste uno e un solo punto fisso. Vabbè, scriviamoci. X. X di uno spazio metrico completo. F è una funzione da x in x, quindi da x in sé, poi la distanza di f di x da f di y è minore o uguale di alfa volte per la distanza di x da y, dove alfa è una costante compresa tra 0 e 1, tale che e questo deve essere vero per ogni xy appartenente x grande. Queste sono le ipotesi. Qual è la tesi? Esiste un unico, chiamiamolo x con 0, tale che f di x con 0 uguale x con 0. Cioè, se scriviamo l'equazione f di x uguale a x, questa equazione ha una sola soluzione e ce l'ha. Sì, sì, la soluzione esiste di uno. Chiaro? Ok. Ora, abbiamo visto già delle applicazioni. Un'applicazione l'abbiamo vista, per esempio, la funzione seno va scusate, coseno. Seno poi abbiamo fatto vedere che non andava bene per questa applicazione. Porta l'intervallo 0,1 in se stesso. La funzione è una funzione che è x associa al coseno di x. È una contrazione perché coseno x meno coseno di y per Lagrange è uguale alla seno xy per valore assoluto di x meno y, dove xy è un opportuno punto intermedio, e questo è minore o uguale al massimo per xy appartenente a 0,1 del seno xy. Qua ci metto una parentesi perché questa è la nostra alfa, per x meno y. Questo massimo, mettiamoci qui il valore assoluto, tanto è uguale, il seno tra 0 e 1 è positivo. Questo massimo fa 0,84 e dispari. E quindi questa qui è una contrazione. Che significa? Significa che esiste un unico x con 0 appartenente a 0,1, tale che coseno di x con 0 è uguale a x con 0. Rifacciamo la figura che abbiamo fatto l'altra volta. Allora, la funzione coseno fa così più o meno. Questa è la funzione y uguale x. Questa è y uguale coseno di x. Ok? Allora vedete che tra 0 e 1 c'è un unico, la soluzione di quell'equazione corrisponde ai punti, alla scissa del punto dove i grafici di queste due funzioni si incontrano. Ok?
Oh, poi uno, qua la funzione è una contrazione, fuori non lo è, perché dove per esempio vicino ai punti dove la derivata del coseno in modulo fa 1, in valore assoluto fa 1, l'applicazione non è una contrazione. Però a mano uno dice da 1 in poi, da 1 a pi greco mezzi, questa sale, questa scende, non si incontrano più, da pi greco mezzi in poi questa è compresa tra meno 1 e 1 e diciamo l'altra non è maggiore o uguale a pi greco mezzi, quindi non si incontrano più. Similmente da questa parte fino a meno pi greco mezzi non si incontrano, perché uno è positivo e uno è negativo, e poi questa è troppo, sta troppo in basso per potersi incontrare con l'altra. Va bene? Oh, su questo discorso voglio dire solo una cosa in più. Voglio rifare un attimo quella figura che, se io parto da zero, vi ricordate come si trovava la, il punto fisso? Facevo il coseno di 0 che vale 1, poi vado in orizzontale sulla y uguale x, poi vado, scusate, coseno di 0 vale 1, poi vado su y uguale x, poi vado in verticale di nuovo sul grafico del coseno, che significa andare a calcolare coseno di 1, e così via. Alterno dei segmentini orizzontali che mi conducono sulla retta y uguale a x e dei segmentini verticali che mi conducono ogni volta sul grafico del coseno. Quando vado a fare questa cosa, si, diciamo, ingrandendo, uno vedrebbe una specie di spirale. In qualche modo questo discorso è corrispondente al fatto di fare x con n più 1 uguale f di x con n, di costruire la successione f di x con n che conduce al punto fisso, almeno le ascisse, se ogni due volte che faccio quel discorso, cioè un segmentino orizzontale, un segmentino verticale, vado a vedere l'ascissa ogni volta cambia, e l'ascissa ogni volta è x con n più 1 uguale a coseno di x con n. Ok? Oh, però perché l'ho voluto fare? Perché l'altra volta non abbiamo evidenziato che ci può essere una situazione simile ma diversa. Cioè, supponiamo che la nostra funzione faccia così. Quindi, vedete, quando interseca il grafico y uguale a x abbiamo la soluzione, questa è y uguale a f di x, questa è y uguale a x. In questo caso abbiamo anche qui una soluzione di f di x uguale a x, almeno l'ascissa è la soluzione di f di x uguale a x. In questo caso, se andiamo a fare quel discorso di prima, facciamolo un po' più così, che succede? Che non abbiamo una specie di spirale, ma abbiamo, o parto da sotto, parto da sopra, abbiamo una specie di scala che comunque converge al punto fisso, diciamo al punto che ha per, sia per ascissa che per ordinata, il punto fisso. Chiaro? Questo, se volete, vi fate qualche esercizio, ve lo Che succede se invece la funzione non è? Supponiamo che ci sia la soluzione, ma supponiamo che la funzione lì non sia una contrazione. Cancello P e vado a fare una figura un po' più grande. Quando è che non è una contrazione localmente vicino a quella soluzione? Allora, vi faccio subito una figura. Allora, qua abbiamo y uguale a x, abbiamo gli assi x, y, e supponiamo di avere una funzione che faccia così. Ok?
Perché non è una contrazione? Guardate che questa funzione qui, vicino alla soluzione, la soluzione ce l'ha y uguale x, cioè f di x uguale x, scusate. Però vicino a questa soluzione passa dal di sotto al di sopra di y uguale x. Che vuol dire? Vuol dire che in quel punto questa funzione l'ho fatta in maniera tale che sia derivabile. In questo punto la derivata come sarà? Mentre questa derivata qui la funzione stava, mettiamo, salendo, però era compresa tra, quant'è la derivata di y uguale x? Qual è la derivata di x? U. E questa qua è più pendente o meno pendente quando vado a fare la tangente? Meno. Quindi la derivata, però sta salendo, quindi la derivata com'è? In questo punto tra 0 e 1. Invece qua è maggiore di 1. Quindi localmente qua vicino, per continuità, la derivata sarà comunque minore di 1 in un torno. Quindi là vicino quella sarà una contrazione. Sempre applicando Lagrange, come abbiamo fatto vedere prima. E questa invece no, perché qua la derivata è maggiore di 1. Allora, che cosa succede se andiamo a fare quel discorso di prima? Cioè, io vado dal grafico su y uguale a x, da y uguale a x sul grafico. Che succede? Che stavolta la procedura mi porta a una scala come nell'altro caso, però questa volta che succede? Che io invece di andare verso il punto fisso mi allo. È un vero problema questo? Perché no? No, non ci andiamo al punto fisso se io la scala la percorro così, me vado via. Perché non è un mero problema? Perché se la faccio al contrario vado al punto fisso. Però farla al contrario cosa significa? Farla al contrario significa scambiare i segmenti orizzontali con quelli verticali, cioè dal punto di vista funzionale. Cioè significa, è come se io applicassi il metodo a chi? A f a meno? A f a meno 1. Cioè, supponiamo che una funzione risolva in un certo punto l'equazione f di x uguale a x e in quel punto abbia una derivata diversa da 1. Ok? Allora che succede? Mettiamo che la derivata sia positiva per fare questo caso qua. Succede che o vicino a quel punto mi studio la f o mi studio la f a meno 1, entrambe sono definite in un intorno del punto perché nel momento che la derivata era maggiore di 0 la funzione stava salendo e sappiamo che le funzioni monotone, diciamo, sono invertibili su un intervallo, basta che prendo un intervallo, sono invertibili. Nell'intorno di quel punto, se, diciamo, adesso sto sintetizzando, dovrei fare tutte le dimostrazioni, però se lo applico alla, diciamo, se non lo posso applicare alla f, la vicina chi lo applico alla f a meno 1. Se io faccio il grafico di f a meno 1, cosa verrà? La retta y uguale x rimane la stessa e io devo scambiare x con y, quindi qua avrò una cosa fatta così. Vabbè, il grafico non è perfetto, è più riscalare, però vedete che stavolta la derivata di f a meno 1 nel punto è minore di 1. Quindi diciamo questo per capire che cosa? Per capire che questo metodo in questo caso, già in questo caso qui è abbastanza semplice, in questi casi è abbastanza semplice, è un metodo in realtà potente, no? Se io faccio vedere che ho una funzione o la funzione immersa in un certo intervallo va dall'intervallo in sé e c'ha la derivata in modo assoluto che si mantiene minore di 1, quella è una contrazione e mi risolve. Risolvere, se invece di avere l'equazione f di x uguale a x avessi l'equazione
x uguale a f meno 1 di x, è la stessa equazione in realtà, gli applicate f e qua diventa, cioè chiamate f meno 1 di x, lo chiamate t e diventa t uguale a f di x. Chiaro? Ok. Qui invece cosa quando è che l'applicazione non è una contrazione? Non è una contrazione? Questo è sempre lì. C'è una qualità di gesso che è ignobile. Quindi ci sono un paio di gessi che sono stanno inquinando la situazione. Allora, quando è che supponete, vabbè, questa è la solita retta y uguale x. Supponete adesso di avere una funzione che scende con la derivata minore di meno 1. Quando io vado a fare il solito discorso, che succede? Che la spirale invece di percorrerla nel verso giusto, cioè andando verso il punto fisso, la percorro al contrario. Anche questo discorso si può mettere a posto considerando invece di f, f a meno 1, perché se la derivata di f è meno 2, la derivata di f a meno 1 in quel punto chi sarà? Meno un mezzo. Se vi ricordate, la derivata di f a meno 1 derivata calcolata in f di x è uguale a 1 fratto f meno di x. Vi ricordate, siccome x ed f di x saranno uguali, stiamo supponendo che x e f di x siano uguali, la derivata di f meno 1 in t è uguale a 1 fratto f meno di t, quindi le derivate nei punti uniti della funzione della sua inversa sono esattamente reciproche. Ci siamo fino a qui, non è una grandissima, cioè c'è una bella applicazione, però con questo teorema ci vogliamo fare molto di più. Allora, qual è il problema adesso che incontriamo? È che se ci vogliamo fare molto di più ci dobbiamo procurare qualche spazio metrico completo. Qua dove l'applicavamo il teorema? In R o in un intervallo chiuso, che sotto insieme chiuso in uno spazio metrico completo, uno spazio metrico completo. Chiaro? Bene. Allora, ci dobbiamo procurare qualche spazio metrico completo. E allora cosa dobbiamo fare? In particolare, io adesso cancello tutto e comincio l'altra parte del mio discorso. In particolare, vogliamo andare a considerare uno spazio di funzioni. Allora, quali funzioni consideriamo? Beh, innanzitutto consideriamo funzioni definite su un intervallo chiuso e poi consideriamo funzioni almeno continue. Questo per noi è x. Ok? Allora, problema per rendere uno spazio metrico, che ci dobbiamo mettere? La distanza. Allora, qui possiamo avere più distanze. Allora, andiamo a vedere una distanza. Allora, prendiamo f e g, funzioni continue. Continue perché, diciamo, funzioni che non siano continue ci danno fastidio, non le vogliamo proprio vedere, ok? Quasi tutte le funzioni che vogliamo, che riguardano i modelli che vogliamo studiare, saranno continue. Ok, allora comincio con questa distanza, questa qua si chiama distanza infinito,
dovrei scrivere distanza infinito sull'intervallo AB, che dipende da che intervallo prendiamo. Però l'intervallo l'ho preso chiuso. A questa distanza la chiamiamo, la definiamo, diciamo due punti uguali, così è chiaro cosa sto definendo, il membro di sinistra, il massimo per x in AB di f di x meno g di x in valore assoluto. Fatta questa definizione, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo verificare? Che sia effettivamente una distanza. E come si fa a verificare una distanza? Quali sono le tre proprietà? Prima proprietà: la distanza infinito di f da g è maggiore o uguale a 0. Questo valore assoluto, il massimo di valore assoluto è maggiore o uguale a 0. Poi la distanza infinita di f da g è uguale a 0 quando f di x è uguale a g di x su tutto a b, se e solo se f coincide con g su a b. Ok? Quindi se sono la stessa funzione, perché a noi è l'intervallo AB che ci interessa. Seconda proprietà: la distanza infinito di f da g e la distanza di g da f sono uguali o no? Il valore, se faccio f meno g, io faccio g meno f, il valore assoluto è lo stesso. Adesso supponiamo di avere un'altra funzione h. Andiamo a fare la distanza infinito di f da h. Questo è uguale al massimo per x appartenente ad AB di f di x meno h di x, che è uguale, diciamo, a f di x di xi meno h di xi. Diciamo, xi è un opportuno. Cioè, esiste xi tale che questo è uguale a questo. Perché quel massimo... Questa è una funzione continua, no? È una differenza di funzioni continue, poi c'è il valore assoluto che non altera il fatto che questa sia una funzione continua. Il massimo di una funzione continua da qualche parte deve stare. Diciamo che sta nel punto psi. Va bene? Ok, a questo punto questo è minore o uguale di f di xi meno g di xi più g di xi meno h di xi. Perché? Disuguaglianza da triangolo. Questi sono numeri reali. È come se avessi scritto a meno b è meno uguale di a meno c più b meno c, sempre in valore assoluto. Chiaro? Però questa è più piccola della distanza infinito di f da g. Perché chi ha la distanza infinita di f da g? Il massimo di queste quantità al variare di x in tutto a b. Siccome x sta in a b, è uno dei valori. E similmente questa è più piccola della distanza infinita di g da h. Cosa abbiamo dimostrato? La disuguaglianza triangolo. È questa l'unica distanza che possiamo mettere su C0 di AB? No, ce ne sono altre. Andiamo a vedere un'altra distanza.
questa la chiamiamo in realtà quest'altra distanza la dovreste intuire già. Perché l'abbiamo fatto come esempio. È una distanza indotta da un prodotto scalare. Qual è il prodotto scalare che abbiamo su lo spazio di funzioni? L'unico che abbiamo introdotto. Qual è il prodotto scalare di due funzioni? Su AB. Come si faceva? Allora, quando avete un prodotto scalare, come si fa a fare la distanza? Beh, innanzitutto la norma si faceva F scalare F all'aumento. E poi chi è la distanza? Chi è la distanza 2 di F da G? È la norma di F meno G. Norma 2. Anche qua c'è una norma corrispondente, però questa qua la chiameremo norma infinita. Chi è la norma di F infinito? È il massimo per x su AB. Stiamo ragionando sempre ad intervallo fissato, di F di x. Se andate a fare questo vedete subito che questa qua non è altro che la norma infinito di F meno G. Cioè, vabbè, allora fammi vedere pure il prodotto scalare. No, qua dietro il prodotto scalare non c'è. Qua c'è un prodotto scalare che induce una norma, che induce una distanza. Qua c'è solo la norma che induce una distanza. Ok? Ora, che questa sia una distanza deriva dal discorso che abbiamo fatto a suo tempo, cioè che da che cosa deriva sostanzialmente? Da Cauchy Schwarz. Ricordate Cauchy Schwarz? Abbiamo fatto. Quindi per Cauchy Schwarz quello è un prodotto scalare, quindi questa è una norma e questa è una distanza. Chiaro? Quando fate la norma della differenza è chiaro che è una distanza, perché se io faccio la norma di F meno H che è uguale alla distanza di F da H, distanza 2 di F da H, questo è uguale alla norma di F meno G più G meno H. Ma una volta che avete dimostrato che questa è una norma, perché quello è un prodotto scalare, questo è minore o uguale della norma di F meno G più la norma di G meno H, e questa non è altro che la distanza di F da G più la distanza di G. Quindi anche qui vale la disuguaglianza triangolare. Allora, quindi vedete, allora, il concetto deve essere: io ho un insieme, ma di distanze su questo insieme ce ne possono stare più di una. Adesso ne abbiamo trovate due, questa abbiamo chiamata D infinito, questa abbiamo chiamata D2. Ce ne sono anche altre. Per esempio, la scrivo qua, la distanza 1 di F da G non è altro che l'integrale tra A e B di F di X meno G di X in dx. Potete fare l'esercizio, non è difficile, anche questa è una distanza. Quindi abbiamo almeno tre distanze, in realtà ce ne sono infinite di distanze.
perché posso metterci un parametro P compreso tra 1 e infinito. Non posso variare questo, però questo diventa più complicato. Noi basta che ce ne siano più di una, ce ne stanno tre, no? C'è la distanza 1, la distanza 2 e la distanza infinita. Allora, qual è il problema? Se c'hai tre coltelli e devi tagliare un pezzo di carne, qual è il problema? Scegliere qual è il coltello adatto. Quindi su questo spazio qui, su questo insieme qui, possiamo mettere la distanza che ci pare. Ora, nel nostro caso, la distanza adatta è questa. Non per, vedremo, per esempio, quelli che faranno TLC, molto più spesso useranno questo. Quando faremo le serie di Fourier ci serve questa distanza. È naturale. Vi ricordate? Abbiamo detto qualcosa, no? Quando abbiamo detto sulle le proiezioni che avevano a che fare con la serie di Fourier. E le proiezioni come si fanno? Col prodotto scalare, quindi la distanza che ci vuole è questa. C'è però un problema. Che se io prendo le funzioni continue, con questa distanza sono uno spazio metrico, con questa distanza sono uno spazio metrico, con quell'altra distanza pure sono uno spazio metrico, perché sono distanze. Con questa distanza non è completo. Con quest'altra distanza lo spazio metrico non è completo. Con questa distanza lo spazio metrico è completo. Allora, che significa questo discorso della completezza? Allora, per ora noi sappiamo solo che la completezza ci serve per applicare il teorema delle contrazioni. Se non è completo, se vi ricordate, l'altro giorno abbiamo, a un certo punto abbiamo dovuto invocare che quella è una successione di Cauchy, quindi esiste il limite. Spazio metrico è completo proprio quando ogni successione di Cauchy c'è lì. Allora, se non è completo, che significa? Beh, non molto in realtà, non è una cosa grave, perché uno spazio metrico non completo in matematica si può sempre completare. Che significa? Vi ricordate Q ed R? Q erano i numeri razionali. Una successione di numeri razionali che converge a radical 2 è di Cauchy in R e quindi è di Cauchy anche in Q, solo che il limite in Q non c'è. Perché non c'è? Perché sta in R, che è più grande. E quindi che succede qua? Succede che ci saranno delle successioni di Cauchy qui e qui che non convergono, o almeno non convergono a una funzione continua. Questo succede. Mentre invece se ci metto questa distanza, ogni volta che ho una successione di Cauchy, questa successione converge per forza a una funzione che è un'altra volta continua. Quindi, fino a che uso questa distanza e vado a fare i limiti di questa successione di funzioni, con questa distanza non esco dalle funzioni continue. Con questa distanza o con questa distanza posso uscire dalle funzioni continue. Questo è il problema. Ok? Allora, ci sono certi casi in cui le funzioni discontinue non le vogliamo, e certi casi invece in cui le funzioni discontinue sono accettabili. Adesso, se noi vogliamo studiare le equazioni differenziali, in realtà, vabbè, ci manteniamo all'interno delle funzioni continue, anzi andiamo a prendere le funzioni anche derivabili. Per quale motivo? Se l'equazione deve essere un'equazione differenziale, vedremo, deve coinvolgere la funzione e le sue derivate. Mo, se è derivabile, sarà pure continuo, almeno se è una funzione di una variabile. Ok? Quindi probabilmente là ci metterebbe addirittura in un sottoinsieme
un sottospazio, che sarà lo spazio C1. Però sempre questa distanza qua dobbiamo considerare. Ok? Qua invece, questa distanza qua, per esempio, la possiamo fare per la serie di Fourier. Quando andremo a fare la serie di Fourier, andremo a sviluppare, per esempio, la serie di Fourier si può sviluppare ogni funzione periodica di periodo t, noi lo faremo nel caso t uguale 2π greco. Per esempio un'onda quadra, però un'onda quadra è discontinua. E quindi vedrete che in quest'altro caso qui segnali discontinui potete avere periodici, no? Quest'altro caso qui viene più naturale considerare questa distanza e funzione discontinua. In realtà la situazione è più complicata di così, perché anche qua si potrebbero in qualche modo fare le equazioni differenziali in un senso generalizzato, però è un modo che è per noi a questo livello del primo anno di università è troppo complicato. Si possono fare le equazioni ricorrendo agli integrali, cioè in senso debole. Gli integrali sono, per integrare ci vogliono meno ipotesi delle ipotesi che servono per fare la derivata. Però questo per noi non ci interessa. È chiaro? Quindi, riassumendo, qual è il concetto basilare di questo discorso? Io ho uno strumento che è il teorema delle contrazioni. Normalmente c'è una vecchia barzelletta che dice che se tu c'hai un martello, ti guardi in giro, qualunque cosa ti sembra un chiodo. Nel senso che tu solo il martello c'hai. Se c'avevi le pinze, il cacciavite, l'altra cosa, vabbè, usavi. Però se c'è il martello, che puoi fare? Puoi battere solo su un chiodo, no? Allora ti vai a cercare tutti gli obiettivi. Noi il teorema delle contrazioni ce l'abbiamo. Quindi ci serve uno spazio metrico completo. Quindi tra queste tre distanze, di 2, di 1 e di infinito, quale andremo a mettere su C0? Di infinito, perché di infinito, rispetto ad infinito, lo spazio metrico è completo. Oh, questo discorso per adesso non lo dimostro, perché sennò ci fuorviamo dallo scopo principale. Per adesso lo prendete per buono. Questo, con questa distanza, è uno spazio metrico completo. Ok? Con queste due distanze invece vedremo dei controesempi che ci faranno capire che non lo è. Ok? Quindi questo per ora è quello che dovete sapere. Abbiamo ancora 10 minuti. Allora, cerchiamo, quando io ho una distanza, qual è la cosa successiva che posso fare? Quando io ho una distanza su un... Qual è la cosa successiva che posso fare? La distanza che mi è servita in R. Se vi ricordate, chi è la distanza in R? Il valore assoluto della diff? E che mi serviva in realtà? Mi è servita per fare i limiti. Perché la definizione in uno spazio metrico XD se io prendo una successione X con N contenuta in X si dice che il limite di X con N è uguale a X se e solo se per definizione per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice n tale che se n è maggiore o uguale di n la distanza
di x con n da x è minore di y. Ma questa cosa qui equivale a dire che il limite della distanza di x con n da x è uguale a 0. Allora, dire che in qualunque spazio medio una successione x con n converge a x, o dire che la distanza di x con n da x tende a 0, è la stessa cosa. Ok. Allora, in quale caso secondo voi vogliamo andare a vedere questi limiti nel caso, diciamo, per le funzioni? Per questa distanza qua. Ok? Allora, prendiamo f con n contenuta in c0 di ab. Quando è che il limite di f con n, diciamo, beh, in realtà non si scrive così, f con n converge rispetto alla distanza di infinito a f. Così abbiamo specificato la distanza. Se io scrivo solo limite non si capisce che distanza sto usando. Questo per definizione vuol dire che il limite della distanza infinito di f con n da f deve fare 0. Ma questo che vuol dire? Se e solo se per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice n tale che quando n è più grande di n, allora il massimo per x appartenente ad AB di f di x meno fn di x meno fn di x è minore di epsilon. Ma questo lo posso scrivere anche in un altro modo. Se e solo se per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un indice n tale che quando n è più grande di n, allora f di x meno fn di x è minore di epsilon per ogni x in AB. Allora, fino a qui, poi vedremo, oggi pomeriggio vedremo degli esercizi. Questa qua si chiama convergenza uniforme. Ok? Fino a qui ho semplicemente scritto le definizioni come caso generale, quindi qua non c'è nulla da capire, c'è semplicemente da ricopiare. Oh, qua bisogna un attimo fare un piccolo ragionamento. Ma fino a qua è uguale, quindi dire che questo massimo è minore di epsilon, dire che sono tutti minori di epsilon, non è la stessa cosa? È la stessa cosa. Perché? Siamo su un intervallo chiuso, quindi se sono tutti minori di epsilon, anche il massimo è minore di epsilon. Viceversa, se il massimo è minore di epsilon, sono tutti minori di epsilon. La cosa non banale è che, essendo su un intervallo chiuso, il massimo viene raggiunto. Ok? Quando sono tutti minori di epsilon, c'è il massimo, e quindi il massimo è minore di epsilon. Se usassi intervalli che non sono chiusi, oppure semirette, eccetera, invece del massimo,
per fare la distanza di infinito dovrei mettere, andrebbe bene uguale, però non potrei usare il massimo, dovrei usare l'estremo superiore. Però noi ci metteremo su intervalli chiusi, quindi non vi voglio dare questa complicazione. Noi usiamo il massimo. Però dire che il massimo è meno di epsilon, dire che sono tutti meno di epsilon. Va bene. Questo che vuol dire? Facendo una figura, allora prendiamo questa, è la nostra F. Allora, dire che questo è minore di epsilon vuol dire che Fn di x deve essere compreso tra, deve essere maggiore di f di x meno epsilon e deve essere minore di f di x più epsilon per ogni x in AB. Ci siamo fino a qui? O scrivo così, è la stessa cosa. Allora, che significa? Significa che qua c'è un piccolo salsicciotto di altezza epsilon, in ogni punto questa distanza in verticale è epsilon, e che se questa è f, f con n, qua ci vorrebbero di nuovo i gessetti colorati ma non ce li ho, f con n quando n è maggiore o uguale di n deve vivere all'interno di quel salsicciotto. Ovviamente se cambi, se prendi epsilon più piccolo, ci sarà un salsicciotto più piccolo, tutte le funzioni f con n vivranno all'interno di quel salsicciotto, cioè avrà un grafico là dentro, però questo non sarà vero da il n di prima, sarà vero più là, più scende epsilon, qua più scende epsilon più usare n, è ovvio. Chiaro? Ok. Oh. Questa è la definizione di convergenza per una successione di funzioni. Questa qua si chiama convergenza uniforme. Ok? Ok. Adesso penso che... Vabbè, ci abbiamo giusto un minuto. Quindi, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto, abbiamo il martello, ci dobbiamo trovare il chiodo, perché le applicazioni dell'altra volta non ci bastano. Il martello nostro è il teorema delle contrazioni. Per trovare il chiodo come minimo dobbiamo trovare uno spazio metrico completo. Allora, siccome vogliamo fare questa cosa su uno spazio di funzioni, su C0 su un intervallo chiuso, su C0 su un intervallo chiuso ci sono parecchie distanze, per esempio la distanza D1, la distanza D2, la distanza D1. Almeno 3, 2 ve l'ho dimostrato io, la terza ve lo farò dall'esercizio che faccio, che sono distanze. Però vi ho preannunciato che poi vedremo che con la distanza 1 non è completo, con la distanza 2 non è completo, con la distanza infinita è completo. Quindi vorremmo usare questa distanza qua. Allora, innanzitutto cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto familiarizzare con il concetto di limite di successioni rispetto a questa distanza, di una successione di funzioni rispetto a questa distanza. Una volta che c'è la distanza puoi fare i limiti. Come si fanno i limiti? Per definizione, quando è che il limite di f con n è uguale a f rispetto alla distanza di infinito, si dice che f con n converge uniformemente a f, oppure che è il limite secondo la convergenza uniforme. Abbiamo visto cosa significa in formula, abbiamo visto cosa significa in pratica. È questa la definizione più naturale di convergenza? No. Adesso facciamo pausa.
Dopo la pausa vedremo che per una successione di funzioni c'è una definizione più naturale di convergenza, che però è più debole. Poi specificheremo cosa significa più debole. La nozione naturale che ci verrebbe di convergenza è quella di convergenza puntuale, che però non corrisponde a questa distanza. Si può rendere metrizzabile, ma è una cosa molto complicata, però, cioè, complicata per il primo anno. Vabbè, quindi adesso, per adesso ci fermiamo un po'.